c'era un'ossatura bianconera. Credo che comunque quando fai una nazionale deve avere un'ossatura di una squadra che, no, che vince, che gioca bene. E Berzot fece questa scelta. Certamente un orgoglio, una soddisfazione e un contributo notevole al calcio italiano, proprio tangibile. Dice, guarda, con i miei giocatori hai vinto il mondiale, quindi questo è veramente una grande soddisfazione per i colori juventini. La primaria importanza della Juventus è stato l'avvocato Agnelli, era il proprietario, diciamo, quello che dava un segno di comportamento, di classe, di tutto. Era un presidente che voleva vincere a tutti i costi e questo spirito l'aveva trasferito alla squadra, lo stesso allenatore. E noi c'era uno spirito vincente nella Juventus, era costretta a vincere, era della famiglia Agnelli e di conseguenza tutti quelli che entravano nella Juventus dovevano avere questa mentalità. Quelli che non avevano questa mentalità dopo un anno o due se ne andavano. Boni Perti era uno che ha giocato al calcio molto, è stato un grande giocatore, quindi conosceva le problematiche del calcio, dei calciatori, rappresentava sempre in Italia quasi il massimo delle società di calcio. Però la Juventus in campo internazionale non riusciva a vincere delle coppe. Siamo stati sfortunati di trovare contro il grande Ajax e quindi perdemmo questa finale. Poi dopo abbiamo avuto 3-4 anni senza poter arrivare neanche alle finali, ecco. Poi è arrivato Trapattoni. Andando a Torino con un gruppo molto forte, c'erano Betti, Gazzoff, Causia, tutti mondiali, Gentile. Cioè quando esprimi delle idee, mi sono accorto che esprimendo le idee, il concetto del gioco, i giocatori hanno creduto. Portò molto entusiasmo, molto l'entusiasmo della gioventù, lui era giovane, quindi era alle prime armi, certo. La società Juventus con Boni Perti era molto importante, quindi sapeva poi gestire molto bene tutti i suoi uomini. È stato l'allenatore che ha dato un po' la svolta anche al calcio degli anni prima, col nuovo calcio, diciamo, che si era visto con l'Ajax, l'Olanda, il calcio dei difensori che partecipano alla manovra, che fanno la fase offensiva. C'era questa voglia proprio del club, della tifoseria, di tutti, di voler conquistare qualcosa a livello europeo. E mi ricordo che ci fu molta pressione su questo.
Io avevo fatto gol nella partita di andata, gol molto bello, devo dire. Ho un bellissimo ricordo, lo stadio che è crollato addosso a me, insomma, tutte queste cose che rimangono nella vita. Dopo 7 minuti feci gol io di testa ancora. E quello che in quel momento pensammo dovesse essere una passeggiata, visto come si trasformò in un incubo, perché soffrimmo tremendamente per la partita. La prima coppa che poteva arrivare, che stava arrivando, e quell'1-0 che sembrava spianarci la strada ad una facile vittoria, fu tutt'altro che una facile. Perdemmo 2-1, mi ricordo che gli ultimi 10 minuti, oltre che giocare, marcavo l'arbitro. È finita, cioè la patimmo, l'ambiente, la squadra, la sofferenza. Malgrado tutto riuscimmo a portare a casa il primo trofeo internazionale del club. Ryan Brady si è preso la responsabilità di battere un rigore sapendo poi che l'anno dopo andava via. E perciò anche lì ha dimostrato una grande personalità. Abbiamo apprezzato di lui questo quando ci è mancato. E comunque è stata una bella parentesi con un giocatore che sicuramente era di fama mondiale come bravura. Una squadra, quando ha tanti elementi di questa squadra in nazionale, è molto importante. Ci si riconosce, si dà un'impronta della squadra, della società, e quindi la voglia così generale di far bene. Credo che sia importante appunto questo gruppo di una squadra. La convinzione, la consapevolezza di essere forti, e che tutto andava bene in quel momento, che tutto girava bene in quel momento, che era il momento adatto per vincere quella cosa. Eravamo molto amici, ci aiutavamo spesso l'uno con l'altro, soprattutto nei momenti brutti, nella fase iniziale, e questo ci ha portato poi a vincere il mondiale. Logicamente per la società Juventus dare un contributo alla nazionale con 6 giocatori, credo che i mondiali precedenti in Argentina siano stati ancora di più, e quindi è un orgoglio certamente.
Era un momento in cui in Italia si potevano portare solo 3 stranieri. E abbiamo fatto qualche sacrificio come Liam Brady per poter portare Boniek. Erano arrivati terzo e quarto al mondiale, erano tra i giocatori più importanti. Platini e Boniek erano dei giocatori di grande levatura mondiale. Platini oltretutto era di origini italiane, aveva un'origine che era quella un po' come la nostra. Sono stati due rinforzi importantissimi. Noi eravamo tutti molto tristi che Brady se ne fosse andato, perché era una bravissima persona, è una bravissima persona. Però sostituito da Platini non si poteva dire niente. Platini è un grande giocatore, fra l'altro intelligente. Tanti nazionali italiani campioni del mondo, Boniek e Platini, la squadra forse è una delle Juventus più forti in assoluto, ecco, della storia della Juventus. Platini, anche se il primo periodo ha avuto qualche problemino di inserirsi nella squadra, poi dopo naturalmente Platini è grandissimo. Questa è stata sempre la mentalità del calcio italiano: prima essere bravi in difesa e poi costruire dal centrocampo all'attacco. Quella difesa che poi è andata avanti col tempo è arrivato il successo. Per fare la casa devi partire sempre dalle fondamenta, e la difesa è importante. Tardelli attaccava sempre, Boniek era sempre un attaccante, Platini la stessa cosa, faceva alla fine dell'anno faceva sempre 15-20 gol, perciò era una squadra molto offensiva. Diciamo che ero io quello che doveva dare un po' più gli equilibri e cercava di organizzare la squadra per non prendere i contropiedi. E dopo che l'Italia ha vinto il campionato del mondo, che avevamo una grandissima squadra, perché praticamente avevamo 6 campioni del mondo, avevamo Boniek e Platini, non è che ti senti fortissimo, una cosa, lo sapevamo che eravamo forti. Non abbiamo fatto assolutamente pesare quello che avevamo fatto, anzi, più ottieni risultati più devi essere portato a aiutare gli altri. Abbiamo fatto di tutto per far inserire sia Boniek che Platini. Logicamente nello spogliatoio ci sentivamo forti, perché era una logica conseguenza, e per tutto l'anno questa forza l'abbiamo dimostrata in Coppa Internazionale. Io sapevo, avevamo fatto 7 vittorie e un pareggio, però avevo visto 3 volte Lamburgo, 3 volte, e temevo che il suo gioco, il modo di giocare, poteva metterci in difficoltà. Questo mese, per arrivare a questa partita, puoi fare tante amichevoli, puoi fare tanti allenamenti, ma non siamo riusciti ad arrivare con la mentalità giusta. Di giocarci la partita. Noi pensavamo di averla già vinta dentro prima di giocarla. Non è che noi abbiamo sottovalutato la partita, perché noi la partita l'abbiamo fatta. La palla non entrava. Insomma, ci sono state delle situazioni che hanno fatto credere che non dovevamo vincerla, e non l'abbiamo vinta. Magath ha fatto un gol incredibile. È stata una delusione terribile, insomma, avrei preferito certamente un finale per la mia carriera diverso. Se c'è una cosa nella mia vita che vorrei rifare è rigiocare quella partita, perché era la mia ultima partita nella mia storia della Juve. Gli anni successivi praticamente hanno smesso 2 grandi giocatori come Zoff e Bettig, perciò è stato un colpo molto grosso.
L'unico trofeo che abbiamo vinto è stata la Coppa Italia contro il Verona, che poi è sempre stata una partita molto difficile, perché mi sembra che avevamo perso 2-0 a Verona e abbiamo vinto 3-0 in casa. Perciò anche quella è stata una consolazione, ma il fatto di vincerla negli ultimi minuti, i tempi supplementari, per i tifosi è stata una consolazione, per la società e per noi. La Juventus è sempre stata competitiva un po' in tutte le competizioni. C'è stato un lancio, mi sembra, di Platini, dove Boniek è scattato e da solo davanti al portiere, praticamente con un po' di fortuna, ha fatto gol. Quindi vinciamo una partita molto equilibrata, però direi meritata, perché abbiamo giocato un grande calcio. Noi abbiamo fatto una grande prestazione con un grandissimo gol di Vignola. Sapevamo che il Porto era un'ottima squadra perché aveva dei grandi giocatori e la loro forza era un po' il possesso palla. Il titolo europeo è sicuramente differente che vincere il campionato. Anche perché ti confronti con tutto il calcio europeo, no? Le fatiche vengono premiate, ecco. Un bel successo anche la Coppa delle Coppe. Quella fu la partita, la vittoria più che altro della testa, ecco. Abbiamo vinto, ovvero, la Coppa UEFA nel 77 e questa era la seconda opportunità ed era una opportunità molto, 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 molto buona, perché comunque la Coppa delle Coppe era considerata una grande competizione. Giocato una grande partita dove Bogna, che è stato protagonista assoluto, dove praticamente ha vinto la partita quasi da solo. Michel Platini è un giocatore completo perché sapeva fare tutto, un centrocampista che segna così tanto e poi era un giocatore, un vero regista. Quando Platini ha fatto gol su rigore, per noi era vincere la partita, non pensavamo a quello che era successo, cioè ci siamo resi conto dopo, perciò abbiamo festeggiato come perché ci tenevamo tanto a vincere questo trofeo. Polizia, Cecchi! Che polizia!
Non si può considerare una partita, perché per quello che è successo non ha senso pensare di avere vinto un trofeo dove sono morte tante persone. Il problema è che non doveva succedere una cosa così, perché non era uno stadio adeguato a giocare una finale di Coppa dei Campioni. I dirigenti FIFA UEFA dissero che la cosa migliore era giocare la partita. Noi eravamo in una situazione impossibile da decidere, perché conoscevamo sì che è crollato, non conoscevamo che c'erano dei morti. Solo dopo che si è vinto noi ci rendemmo conto, abbiamo saputo di quanto era successo. Questo è una leggera macchia che rimane sulla storia del calcio della Juventus. Il più bello in assoluto è stata quella della Coppa Intercontinentale, perché diventare campioni del mondo a livello di club, penso che per un giocatore era il trofeo più grosso che potevo raggiungere. Lui ha portato subito un'area nuova, un'area giovanile, delle cose nuove del calcio. Non ci consideravamo invincibili. Quando ti senti invincibile è la volta che non vinci, insomma, ecco. Però ci sentivamo forti, certamente. Se hai dei giocatori bravi, quando avevo buoni Platini, lo spettacolo lo facevano. Nella società Juventus arrivare secondi è come essere arrivati ultimi, nel senso che nella Juventus devi vincere. E faceva parte un po' della mentalità bianconera, della Juventus, il fatto di metti su quella maglia e vinci.